Bene, bene, tu? Bene, grazie. Ci abbiamo fatta. Oggi, come vedete, c'è Tamara qui con noi. Tamara, comincia pure tu, presentati. Per chi non ti conosce, di chi sei e cosa fai? Va bene. Allora, chi sono? Sono una consulente d'immagine, sia per la persona che per la sposa. Un passato da modella. Che mi ha portato ad essere quello che sono oggi, che ringrazio. E nel 2011 ho aperto un blog di moda dove ho parlato di tutto quello che c'era dietro le quinte di un set fotografico del mio lavoro, della mia passione. Poi nel 2014 mi sono specializzata nel mondo wedding perché ho fatto questa scelta. Ho anticipato che il mio lavoro da modella mi ha portato dove sono oggi. Per quale motivo? Perché stando a contatto con tante donne, veramente tante donne, ognuna con una sua caratteristica, ognuna con un suo carattere, ognuno con una sua forma fisica. Quindi c'è stato molto confronto tra di noi. Io ero la prima che in passato, magari ero attentissima alla mia linea perché dovevo rientrare in quegli standard e vedevo le mie colleghe, io non ero una, diciamo, attenta, ma non attentissima, ecco, diciamo così. E mentre altre mie amiche erano attente al ghiacciolo, a mangiare l'insalata, a riuscire ad entrare nell'abito di quel stilista, di quell'azienda, di quel brand. E quindi questo mi ha fatto pensare tanto, mi ha fatto capire quello che una donna ha veramente bisogno. E quindi poi ho deciso di diventare consulente d'immagine. Mi sono specializzata nel mondo wedding, quindi per le mie spose, perché non essendo mai stata una taglia 40, ho sempre portato circa una 42, ero perfetta, perché adesso ne parleremo di cosa significa perfetta, ero perfetta per gli abiti da sposa. E quindi da quando ho 15 anni che indosso abiti da sposa. Non so adesso a quanto sono arrivata, ma veramente, guarda, Talmente tanti. non potrei quantificarli. Ti dico che quindi adesso ho 36, quindi 20 anni di carriera da modella, né anche soprattutto nel mondo bridal, sia nel servizio fotografico, sia come indossatrice, quindi passerella. Ogni giorno ho indossato abiti da sposa, tant'è che ormai avevo quasi un po' il rifiuto, però in realtà è proprio grazie a questa passione per il mio lavoro che ho deciso poi di diventare l'amica della sposa. L'amica della sposa chi è? Chi Tu è sei l'amica della l'unica in sposa? Italia, cioè conosciuta come l'amica della sposa. Come amica della sposa sì, sono l'unica assolutamente. E poi ci sono tante amiche vere delle spose, e sono effettivamente, se vogliamo parlare in un termine tecnico, sono una bridal stylist. Nel 2014 sono stata una delle prime a fare il corso con Rossella Migliaccio come bridal stylist, era veramente il primo corso che lei faceva. Quindi insomma, lei è stata la prima in Italia a livello nazionale e poi lei ha fatto insomma, il suo corso, i suoi percorsi e io sono una di quelle, le prime diciamo 10 in tutta Italia che lei ha formato. Ma pensa, che meraviglia! Sì, Questa cosa non la sapevo. ma in realtà sai quando come nel mio passato il lavoro della modella non lo mettevo mai avanti, no? Cosa fai? Ma organizzo eventi, sono negli eventi perché magari ho paura di essere giudicata. Fare un corso e ad oggi so che è importante fare un corso per formarsi, oltre alla passione che comunque devi avere, perché quello è prima di tutto, no? Ognuno di noi può fare un corso, può imparare una cosa, ma poi è come la porti avanti, come la fai tu a quella cosa. Quindi ci possono essere tanti truccatrici, tanti parrucchieri, ma Bisogna sapersi distinguere. ognuno ha la sua personalità. E quindi sono una consulente d'immagine specializzata nel look e nel portamento della sposa e in più faccio assistenza al giorno delle nozze, che poi è quello che è successo, insomma. Io sono stata una delle sue spose. Sì, è vero, è vero. Tu sei stata una delle mie spose e ne sono veramente felice, anche perché tu sei stata tra le prime
ad essere la mia sposa fuori regione, visto che parliamo in questo periodo di regione. Quindi Roma-Venezia, Roma-Venezia, per la prova del labio, insomma, poi adesso lo raccontiamo. Sì, perché noi, per chi non lo sappia, noi ci siamo conosciute nel... Che anno era? 2015? E guarda, io avevo appena iniziato, quindi... Forse 2015? 12? Addirittura? Facciamo Ma è passato tanto tempo! Beh, non mi ricordo, guarda, io penso che forse era poco prima che del corso di Bryda Stylist. Comunque ci siamo conosciute a Milano ad un evento organizzato dal blog della Pinella, da Alessia Marcuzzi, in collaborazione con Dior. All'epoca bisognava mandare una foto del proprio make-up, ne siamo state scelte. E ci siamo ritrovati in questa stanzina, ci siamo guardate. Ciao, tu chi sei? Tu avevi un turbante in Sì, testa. avevo il turbante rosso in testa, è vero, sì. Tutto E siamo state così praticamente tutto il giorno. il giorno, è vero, c'è stato subito feeling tra di noi. Esatto, poi è nata una bella amicizia e tant'è che ti ho chiesto di aiutarmi nella mia giornata importante durante il matrimonio e tu sei stata gentilissima perché poi da Roma, ragazzi, cioè, parliamone. E niente, io volevo parlare con chi mi segue oggi per spiegare un po' la tua figura che non si conosce tantissimo qui da noi, ma magari anche in altre regioni, per capire quant'è fondamentale. Perché è veramente un grosso aiuto per la sposa, soprattutto perché spesso e volentieri, anche quando parlo io, quando trucco le mie spose, hanno paura di non riuscire a creare un look che sia a 360 gradi coerente. Magari la pettinatura non c'entra niente col vestito, con il make-up, con gli accessori e via discorrendo. E quindi è proprio una cosa che secondo me è una figura che, oltre al fatto... Siamo sinceri, ti lascia, puoi sbolognare un pochino di responsabilità. Vero. Tra l'altro, ti permette di vivere il tutto con meno ansia, essendo un pochino più sicura, più certa del risultato finale. Ci sono, diciamo, Quindi. Giorgia, tantissimi vantaggi. Poi magari sai, per me è più facile parlarne, ma a livello molto professionale, mentre tu che sei stata veramente una mia sposa, puoi raccontare proprio le sensazioni, le emozioni che hai provato, oltre ovviamente l'assistenza, in quella consulenza, in quelle consulenze che abbiamo poi fatto insieme. Assolutamente sì. Allora, parliamo un po' di sostanzialmente come parte, Come si inizia? come si inizia, bravissima. Allora, intanto faccio una piccola premessa. Mi chiamo l'amica della sposa perché ho iniziato a fare questo lavoro, oltre perché amavo gli abiti da sposa, ormai erano tantissimi anni che ero all'interno degli abiti da sposa, perché le mie carissime amiche mi chiedevano di aiutarle il giorno delle loro nozze. E quindi chi meglio dell'amica della sposa può aiutare la sposa? Però mi sono anche resa conto, quando poi arrivo a un certo punto e dici adesso che cosa faccio? Ero già consulente d'immagine, però sai quando ti manca qualcosa? Ecco, l'ho trovato poi nelle mie spose. E mi sono resa conto che è bellissimo come amica vera della sposa essere accanto alla sposa, però poi alla fine non mi godevo al Sì. Vero. 100% quei momenti insieme a lei. Lascia perdere la scelta dell'abito, che quelli comunque sono momenti che tu hai con la sposa, i messaggi delle scarpe, nei commenti, che cosa ti piace questo, ti piace quell'altro. Io parlo proprio anche il giorno delle nozze. Sì, perché poi hai la Hai tanta pressione, sei responsabilità. coinvolta proprio in prima persona, speri che tutto vada bene, quindi non sei così leggera come un invitato normale, insomma. Beh, no, tu poi avevi tantissime damigelle accanto a te, no? Quindi lo sai cosa significa, le tue amiche carissime lo sanno cosa significa essere la vera amica della sposa e quali responsabilità anche, perché magari ognuno di loro aveva una responsabilità, non in quella giornata perché erano tutte frenetiche dentro casa che si vestivano, chi piangeva Che era davanti, un chi si disastro emozionava. quel giorno, quanta Perché gente. poi
non sanno effettivamente, cioè sanno a chi si è sposato, sa come va avanti, però ogni matrimonio, guarda, io ne ho fatti tantissimi e a sé. Cerco di non, anch'io personalmente di non farmi emozionare da un matrimonio, però c'è sempre un qualcosa, uno sguardo di un parente, di una nonna, di un'amica, c'è sempre quello sguardo che comunque ti fa emozionare. E io sono fuori, no? Dalla famiglia, dal contatto che c'è con la sposa nell'unione. E tu immagina invece veramente l'amica o la mamma della sposa super agitati, il papà, vabbè, non parliamo dei papà, quando ho fatto parliamo di papà. E il papà era proprio preso al centro, tutti i papà sono stati al centro dell'attenzione. C'è stato un programma televisivo, l'amica della sposa, lo dico, in TV, da ottobre fino a dicembre, e insomma i papà sono stati i protagonisti poi alla fine anche di questi consigli, di questa puntata. Non so se c'è qualche tua, Damigella, che vedi che c'è la Celeste, Celeste. c'è. La Cele. Sì, sì, la vedo. Infatti ho visto il commento, ho cercato di leggere e ho capito che insomma era una di loro. Quindi come si inizia? La sposa può decidere di contattarmi prima ancora di scegliere il suo abito. Tengo a precisare che non sono una wedding planner, quindi non mi occupo dell'organizzazione del matrimonio, ma sono la consulente d'immagine, quindi parto e seguo solo la parte stilistica della sposa. Quindi ci sono spose che mi contattano quando ancora devono scegliere il loro abito, quando ancora devono individuare il proprio stile, scegliere la location, scegliere l'abito in base alla propria forma fisica e che mette in evidenza i propri pregi. Ci sono spose che mi contattano che hanno girato magari tanti atelier e dicono: guarda, io niente, non ho trovato niente, o perché sono troppo formose e quindi magari andando in atelier non trovano l'abito della propria taglia, e quindi diventa anche difficoltoso per loro poi scegliere un abito, perché sai, quando porti una taglia un pochino più rotonda, un pochino più burrosa, non sempre le atelier hanno queste taglie, e quindi tu devi vederti con un abito appoggiato addosso. Intanto già la prima cosa è spogliarsi davanti a una persona che tu non conosci, e quindi denudarti di quello che è la tua personalità. Quindi già questa è una cosa da far arrivare alle spose e da fargli capire come affrontare quel momento, che intimo può indossare, come arrivare durante la prova, come viene suddivisa la prova. Perché molte arrivano lì e dicono, magari la consulente, insomma, chi c'è all'interno dice: adesso ok, spogliati, proviamo un abito. Sai, comunque c'è difficoltà, no? Magari non hai pensato, non lo so, a una ceretta, a un intimo doppio colore, alla mutandina adatta che ti segna. Lo sai, no? Vabbè, tu avevi un abito che comunque non ti segnava perché avevi una gonna enorme. No, ma Però prima di fare di andare insieme a te, avevo già provato degli abiti e avevo provato proprio anche qualche sirena, per cui tant'è che quella volta mia mamma mi ha detto: ma perché ti sei messa quegli slip? E lo sapevo, mi sono messa quelli che pensavo andassero bene. E invece poi provandole effettivamente non si vedeva tutto l'intimo e non riuscivamo a capire come stava il vestito. Però già, diciamo che già tu, Giorgia, sei avanti, nel senso che segui le mode, sei già una consulente anche tu. Quindi anche trovare quel difetto che ti faceva la mutandina non ti ha fatto trovare in disagio. Mentre ci sono alcune donne che questo piccolo difetto, chiamiamolo così, anche se lo slip o del reggiseno, o togliersi magari anche il reggiseno. Ci sono donne che non tolgono il reggiseno neanche davanti ai propri uomini. Cioè, dobbiamo veramente entrare nella personalità della persona. Dietro c'è un mondo, non è che tu arrivi in atelier Assolutamente. e prendi e provi l'abito. Ogni donna ha la sua personalità e le sue caratteristiche. E Ma quindi. poi un'altra cosa fondamentale che mi viene in mente, scusa se ti Vai. interrompo, è questo è un viaggio che deve essere bello dall'inizio alla Brava. fine. Dobbiamo fare in modo che ci siano dei bei ricordi, delle emozioni, quindi può sembrare scontato, però